Ben ritrovati con Gox Television, puntata numero 201. Vedete gli ospiti, manca Marco Lanza perché al caldo stiamo realizzando dei servizi per la finale internazionale a Sharm e quindi è partito proprio nella giornata di ieri. Io vorrei presentarvi, anzi prima di presentarvi gli ospiti di questa puntata, anche se li avete già visti inquadrati, vorrei dedicare un saluto particolare a una persona che ci ha lasciato inizio settimana, ha deciso di fare un viaggio suo particolare, ci mancherà tantissimo perché era vicinissima alla nostra associazione, quella dei giornalisti golfisti, ma tanti golfisti in Italia la conoscono perché ha portato il marchio Diavolina in giro per il paese con un calendario gare meraviglioso. E quindi vorremmo salutare, dare anche un grosso abbraccio al marito, Ivan Lantos, che è stato nostro ospite nelle puntate precedenti ed è un giornalista scrittore fantastico, ma anche i figli Isabella e Davide, che è il responsabile, il capo dello European Lady Tour, per la scomparsa di Giusy. Bella, bella, bella stagione ricca, abbiamo acceso tutto e devo dire che quando poi ci sono le premiazioni qua facciamo il botto perché la gente impazzisce. Caldo, caldo, caldo. Ciao Giusy, ti porteremo sempre nel cuore per tutte le gare e soprattutto con i tanti amici del mondo del golf. Presentiamo subito i nostri ospiti di questa puntata perché la notizia bella che accompagna il golf ogni tanto è che ci sono circoli che ci credono e riaprono. Sai, si leggono spesso di crisi, non crisi, invece qui abbiamo un esempio fantastico. Buongiorno. Michele Milesi con la proprietario della, fa parte della proprietà, sì, del la golf famiglia Rossera. Del golf La Rossera. Poi esatto. Abbiamo il direttore Sara Bachet, che è fresco dal corso a Roma per direttori della federazione, ma è tantissimi anni che è alla Rossera. E poi quella che è sempre stata la ristorazione storica della Rossera. Molti amici che giocano a golf e lo vedranno inquadrato adesso, è Stefano Finazzi che oltre a così dare valore aggiunto alla ristorazione del golf Franciacorta già da un po' di anni, adesso si sdoppierà e comunque prepara cose particolari anche al golf Rossera. Domanda velocissima, ma allora già c'è stata una decisione credo sofferta l'anno scorso verso settembre, che era quella di dire due anni fa, beh, intanto lo faremo part time, vediamo che cosa succede, non facciamo più un'attività come era prima. E poi di colpo la bella notizia invece 12 mesi dopo dicendo riprendiamo, riapriamo a tutti gli effetti il circolo di golf, il 21esimo nella storia del golf italiano. Esattamente, sì. Sì, esattamente, noi abbiamo provato l'anno scorso a fare questa formula part time proprio per dare la possibilità a tutti gli amanti e la gente del nostro territorio comunque di poter usufruire del nostro circolo nonostante delle evidenti problematiche economiche che abbiamo acquisito dalle gestioni fallimentari precedenti. Quest'anno, dopo uno studio di una nuova formula, si è riusciti a ripresentare l'apertura a tempo pieno cercando di creare una squadra di professionisti, di gente che veramente amasse il nostro contesto e ci proviamo e ci crediamo veramente con tutto il cuore. Beh, questa è senza dubbio una bella notizia, tra l'altro noi abbiamo delle immagini di repertorio anche perché eravamo stati da voi proprio all'inizio anche dei nostri circuiti golfistici, abbiamo portato una tappa che ha avuto grande successo alla Rossera, ma anche perché, correggimi se sbaglio Sara, e credo che la Rossera è nel cuore di tantissimi perché molti hanno iniziato a giocare alla Rossera, sulle splendide colline di Chiuduno, vicino a Bergamo. Sì, questo è vero perché tanta gente anche di fama nazionale che ho conosciuto lì hanno iniziato a giocare alla Rossera, quindi è sempre stato un circolo veramente di fama molto molto veramente che ha formato anche professionisti, ricordiamocelo, come il piccolo Testa che mi ricordo quando iniziava a giocare era un bambino piccolo così, adesso è diventato uno dei, diciamo,
grandi maestri anche di, del golf nazionale. Ecco. Perché tu sono 13 anni che sono sei, 13 che anni, sei sì, che sono lì. Al golf Rossera. 13 anni che sono lì. Stefano Finazzi, tu invece credo che hai iniziato a giocare con pentole, padelle, in legno. E hai iniziato a, perché tu sei un ottimo giocatore di golf. Molti amici golfisti che ci seguono da casa, mi diverto, qualcuno lo sa, ma altri non lo sanno. Passatempo divertente, mi diverto. Ecco, per te cosa ha rappresentato da sempre la Rossera? Sinceramente, senza nulla levare agli altri circoli meravigliosi che ti hanno accolto. Ho fatto 27 anni alla Rossera, di cui 22 da gestore, poi mi hanno chiamato in un altro circolo. Esatto. Però vedere la Rossera chiusa mi dispiaceva. Anche perché allora, diciamo che la Rossera era famosa anche per quanto si poteva mangiare bene, siamo sinceri. Perché comunque io credo che il golf, come vediamo anche da queste immagini, e per gli amici da casa, sai, noi andiamo in onda su un pool di emittenti generaliste, vale a dire c'è anche il non golfista che ci guarda e magari si ferma col telecomando perché vede queste belle immagini di golf. La Rossera credo che sia un contesto meraviglioso, correggimi se sbaglio Milesi, perché tra l'altro al di là di essere affacciata su queste colline sì, meravigliose, una terrazza panoramica, ma è vicinissimo a tante città, è facilmente raggiungibile per quanto riguarda il nord Italia in maniera impressionante. Sicuramente non siamo vicinissimi al centro città, però comunque raccogliamo un vasto bacino di utenti che raccoglie magari sia la provincia di Bergamo che la provincia di Brescia, tutta la zona del Sebino, che ultimamente è diventata anche di un forte interesse da un punto di vista turistico. Ci aggiungerei anche Crema io, perché comunque la Bassa esattamente, tutto il circondario, o la stessa solo Milano, le città più vicine. C'è il casello di Grumello tra Bergamo e Brescia. Sì, ormai Milano e Bergamo sono molto ravvicinate, infatti abbiamo avuto anche un discreto riscontro di persone che vengono da Milano e sono interessate comunque dalla posizione panoramica, che penso sia una delle uniche nel panorama golfistico anche a livello italiano. Fantastico, anche perché si vede lo skyline nuovo di Milano, quindi è una cosa meravigliosa. Sì, nelle belle giornate lì, limpide, sì. Ci fermiamo un attimo, ritorniamo tra poco. Una puntata, lo dicevo, è bella, restate con noi perché abbiamo anche tanti collegamenti telefonici, bella perché quando c'è una notizia che riapre un circolo di golf in Italia con tutta la crisi che può esserci, questo apre il cuore un pochino agli appassionati di golf e dà la possibilità a chi non gioca golf di iniziare magari, perché no, con delle condizioni veramente particolari. Rieccoci nuovamente in studio, parlavamo di novità, quella di marzo è legata a una testata alla quale noi siamo molto affezionati, siamo media partner, vale a dire golf e turismo. Perché? Perché dopo il periodo invernale e un piccolo mesetto di pausa come tradizione, esce il nuovo numero del mensile golf e turismo, quello più seguito dai golfisti italiani. Abbiamo in linea con noi il direttore Fulvio Golob per parlarci delle novità, cosa c'è all'interno di quest'ultimo numero. Grazie per essere con noi, Fulvio. Ciao Marco, ciao a tutti, buongiorno. Primo numero dell'anno, come sempre capita, devo dire, è dedicato al Masters di Augusta, che è il primo mezzo della stagione ed è il primo appuntamento di altissimo livello in cui sono presenti tutti i migliori giocatori del mondo. Quest'anno ci sarà anche Tiger. È un grande ritorno questo. Grandissimo ritorno, tutti siamo qui che aspettiamo di vederlo all'opera sul Masters, cioè già, lui le sue giacche verdi sarà nell'armadio di casa, per cui il campo lo conosce come le sue tasche. Erano due anni che non c'era, giusto Fulvio? Due anni che mancava dal Masters. Due anni che non era presente, poi diciamo che le ultime due prestazioni, anche se una contraria all'altra, ce l'hanno consegnato sicuramente in recupero, soprattutto ovviamente l'ultima dove è arrivato dodicesimo a un passo dai top ten, quindi con tante speranze per il futuro. Quindi oltre ad Augusta e a questa leggenda del golf mondiale che sono i Masters, è il Masters, di che cosa si occuperà, anzi di che cosa si occupa la tua rivista in questo numero?
Largo spazio al turismo, abbiamo ovviamente, essendo la nostra anima, quella legata al golf con la sacca al seguito, diciamo che comunque, oltre a un bel itinerario che abbiamo fatto andando a trovare uno dei resort che personalmente io amo di più, e cioè Cervo San Vigilio, in compagnia di una splendida Mercedes-Benz All Terrain, abbiamo cercato di riaprire l'anno in maniera positiva, andando a toccare alcuni punti del turismo a livello italiano e internazionale. Senti, noi in questa puntata abbiamo un'ultima cosa, so che sei ripreso anche perché comunque state chiudendo non solo una rivista, ma come editori anche altre riviste, ma oggi abbiamo ospiti in studio, la cosa mi fa particolarmente piacere, una folta rappresentanza del Golf Rossera, che come sai è stato il 21° circolo di affiliazione in Italia, e dopo un pochino di ripensamenti, di chiusure eccetera, oggi riapre direttamente con la proprietà, quindi abbiamo qui Michele Milesi, Saran Bacchè, che è il direttore, e Stefano Finazzi, che la ristorazione storica della Rossera e tornerà diciamo a gratificare il palato dei golfisti, è una bella notizia, credo, perché riapre. Tu hai una curiosità particolare per i nostri ospiti? Ah, io mi ricordo che c'è stato un periodo in cui ho giocato la Rossera, tenendo presente che insomma l'ultima buca, devo dire, una di quelle che ti mettono un po'. Come si chiama? Stanno ridendo, mettono un po', sì, la prova, ecco. Soprattutto dopo il secondo giro. Si parlava tanto di, come si chiama, addirittura di raddoppiare le buche, poi tutto si è un po' fermato. Adesso è chiaro che non è il momento di mettere il carro davanti ai buoi, ma l'augurio è che ovviamente tutto vada talmente bene che si possa addirittura anche pensare a un allargamento, perché mi ricordo che si parlava di terreni sulla parte superiore che sarebbero stati anche molto panoramici e in piano. Adesso ecco, poi sai che la politica bellissima della Rossera. Sai che la politica sai che la politica in Italia poi purtroppo ci mette un po' i bastoni tra le ruote, quindi, lo so. Bisogna sempre chiedere ai politici prima quello che uno deve fare in Italia, se ha voglia di fare l'imprenditore come deve, ma se interviene un politico che non capisce niente di golf, a volte magari blocca tutto. Senti, noi ti ringraziamo, invitiamo quindi il lettore, è già pronta e nelle clubhouse questo ultimo numero, quello di marzo, di golf e turismo. Grazie, buon golf, Fulvio. Grazie, saluto a tutti. Grazie e mille. Bocca al lupo la Rossera. Buona giornata. Grazie. Allora, per me quella buca l'hanno fatta apposta per te, caro Stefano Finazzi, la 9, quando è stato progettato il campo, perché hanno detto, il secondo giro uno gioca magari anche male, deve affrontare questo par 3 che è una salita impegnativa. Arriva in clubhouse, cosa fa? Gambe sotto il tavolo. Beh, in effetti è vero, la buca è faticosa e spesso arrivavano con la voglia di mettere veramente le gambe sotto il tavolo. Ecco, una bellissima terrazza panoramica che beh, è meravigliosa, perché poi la Rossera credo che abbia questo grande merito di accontentare anche gli amanti, diciamo, della natura in qualsiasi stagione, perché d'inverno, poi con la ristorazione, mi spiace per i vegani, ma arrivi e c'è una polente coniglio che da urlo, cioè, forse è quella è l'altra stella Michelin, come la fa Stefano Finazzi e tutti i suoi collaboratori, o sbaglio? Bene, normalmente spesso venivano a mangiare proprio il coniglio da noi. Vedi, cioè, sì, vero, quello del coniglio è vero. Ma d'estate, caro Milesi, c'è quella terrazza che merita di risplendere ulteriormente. Merita forse la salita, sicuramente. Sì, noi adesso chiaramente questo è l'anno di ripartenza, diciamo, ci sono tante belle idee, bei propositi. Adesso questo è proprio un anno di transizione, come ti avevo detto già durante la nostra chiacchierata di novembre. Sicuramente tante idee ci sono, chiaramente adesso vedremo un attimo l'andamento della stagione, però devo dire che siamo soddisfatti perché abbiamo avuto comunque a livello anche di numeri un ottimo riscontro, nonostante abbiamo fatto una campagna promozionale partita decisamente in ritardo rispetto ai circoli nostri competitor. Quindi ecco, siamo soddisfatti, sicuramente l'idea è che la gestione della Rossera la vogliamo portare avanti più là
nel tempo abbiamo proprio richiamato Stefano, perché sapevamo che era un grande richiamo per molti appassionati e gente che era da tanto che frequentava il circolo. Ci siamo affidati a Sar, che anche lui è una, la è una figura del sicuramente, sicuramente, e quindi i presupposti ci sono tutti, la nostra volontà c'è, perché noi in quel posto ci crediamo sia nel posto, ci crediamo nella gente, crediamo nel territorio, e pertanto i presupposti ci sono, la volontà c'è, quindi siamo più che fiduciosi. Anzi, direi forse, guarda, abbiamo un minuto, poi dopo ci torneremo sull'argomento, Sar, che la bellezza è che il golfista ormai si è un pochino sdoganato anche dal giocare nello stesso circolo, quindi ci sono sempre più golfisti itineranti, magari perché sono di Green Pass oppure hanno altre associazioni e preferiscono chiaramente vedere campi nuovi, girare. Questo vi sta portando comunque molto molta frequenza, perché poi non dimentichiamoci che sabato e la domenica avete sì, anche delle condizioni interessanti. Allora, la cosa bella che mi fa piacere adesso, ho visto che tanti golfisti sono esterni, quindi vuol dire che gli piace la Rosera e vengono anche spesso. Questo per noi veramente è una cosa in più, perché prima avevamo il vecchio socio, sempre, quello che c'è lì sempre da anni, ma adesso vengono giovani, vengono persone esterne e ci fanno complimenti e vedo che veramente gli piace, perché tornano ancora indietro, sempre vengono a giocare e ci fanno i complimenti anche su Facebook. Questo veramente ci dà la forza anche di andare avanti. Bene, tra poco ne parleremo, anche perché avete un ottimo professionista che è Marco Archetti, che diciamo ha vissuto l'ultimo periodo alla Rossera, di chiusura e di riapertura, e quindi parleremo anche dei tanti programmi che sono dedicati ai giovani, ai bambini, quindi avete tantissime novità da portare per far iniziare anche a giocare a golf chi non gioca oggi. Quindi se non state giocando a golf, mi raccomando, restate con noi e tra un po' imparerete delle cose molto carine, perché giocare a golf costa pochissimo, lo scoprirete perché. A pochissimi chilometri da Bergamo, Brescia, Milano e Crema, il Golf Rossera ha riaperto. Un ambiente ideale per iniziare a giocare a golf a un costo davvero contenuto, grazie alle tante proposte dedicate ai neofiti. Ma il Golf Rossera è anche un punto di riferimento per chi già gioca e vuole mettersi alla prova, magari partecipando a una delle tante gare in calendario, dove nel weekend il costo è di soli 50 euro tra green fee e tassa gara. Il Golf Rossera ha riaperto, con la sua splendida terrazza panoramica, dove poter organizzare pranzi di lavoro, oppure fermarsi a cena gustando una delle tante tradizionali portate proposte dalla ristorazione di Stefano Finazzi. Il Golf Rossera ha riaperto, perché iniziare a giocare a golf non è mai stato così facile e divertente. Insieme i sogni si realizzano. Il nostro era costruire un ospedale per curare i bambini malati di leucemia. Il primo dove unire ricerca, cura ed assistenza per guarire un bambino in più. A Monza, il Centro Maria Letizia Verga per lo studio e la cura della leucemia del bambino. Ricerca, cura ed assistenza, insieme. Questo è oggi il nostro ospedale. Scopri come aiutarci a guarire un bambino in più sul sito comitatomarialetiziaverga.it. Rieccoci nuovamente in studio e subito un collegamento telefonico. Da qualche settimana stiamo andando nei nostri viaggi a scoprire un pochino il mondo di Facebook e di tutti questi gruppi che nascono all'insegna del golf, gli appassionati, e quindi ne stanno fiorendo tanti, ma uno di quelli storici molto probabilmente, che raccoglie circa 5.000 persone che hanno messo il classico like e che chiaramente pubblicano post, è Fratellanza Golfistica, e l'idea di fare un gruppo su Facebook è venuta tempo fa a un personaggio, lo definisco io, architetto, disegna anche o comunque nel contesto campi da golf, ma soprattutto è vicepresidente vicario della Federgolf Toscana, vale a dire Nicola Rissaliti. Benvenuto a Golf Television. Buonasera, benvenuto a tutti gli ascoltatori. Allora Nicola, noi ci siamo sentiti, intanto che cosa ti è venuto in mente di fare un gruppo su Facebook di appassionati di golf? Sì,
Sì, più che un'idea è stata una necessità, visto che Facebook diventava uno strumento di comunicazione e di scambio di idee importante anche fra i golfisti, e per me era necessario iniziare a dibattere sul rispetto delle regole del golf. Per questo ho fatto questo gruppo di fratellanza golfistica, dove il nome fratellanza golfistica dava un po' l'idea, il senso del gruppo, la fratellanza fra golfisti veri, dove per golfisti veri intendo le persone che il golf lo amano e lo rispettano, soprattutto dal punto di vista etico, ne rispettano le regole. Beh, l'idea è ottima, anche perché ho visto che è un seguito indifferente. All'altro giorno eravate 4.421, siete vicini al traguardo di 5.000, che è importante per un gruppo su Facebook. Ma tu invece perché hai iniziato a giocare a golf, caro Rissaliti? Io ho iniziato a giocare a golf, come accennavi tu nella mia presentazione, perché sono stato coinvolto in un piano di qualificazione di un'area della provincia di Lucca, all'interno della quale era previsto un campo da golf, per cui dovendo capire come si progetta un campo da golf, dovevo capire prima di tutto come si gioca a golf. È stato lì l'approccio, e poi da lì a diventare un appassionato di golf è stato poi un passo. E come te la cavi in campo? Perché sai che qua siamo tutti curiosi, come te la cavi in campo? Ascolta, io sono stato handicap 8,2, adesso me la cavo un po' peggio. Beh, però 8,2 sei one digit, tanto di cappello. Sì, ne sono abbastanza orgoglioso. Adesso sono un po' più alto perché ho meno tempo per giocare. Comunque, il gioco del golf mi dà molta soddisfazione anche a livello personale, oltre che sportivo. Senti, io so che tu hai una tua idea particolare su questa Ryder Cup del 2022, perché se sfruttata bene può essere veramente un fiore all'occhiello per il golf italiano e farlo crescere, perché è troppo facile polemizzare, come vedo spesso e volentieri su Facebook, dove c'è un tiro al piattello che fa paura contro qualsiasi iniziativa, perché uno dice, se anche è gratis avrebbe qualcosa da ridire, perché c'è il gruppo dei partiti, quello del partito preso, che deve criticare e rompere le scatole ogni due secondi perché non gli va mai bene niente. Ma invece si può migliorare con dei suggerimenti intelligenti anziché criticare. So che tu ne avresti uno da consigliare in un orecchio alla federazione, magari, no? Ascolta, io della Ryder Cup sono stato uno dei principali sostenitori. Tutte le volte che Chimenti è venuto nei comitati a parlarne, anche prima dell'ottenimento dell'evento, per cui sono stato anche fra quelli che hanno spinto per poterlo ottenere, perché ritengo che sia un momento eccezionale per promuovere l'Italia nel panorama golfistico internazionale. Detto questo, secondo me non coinvolgere Costantino Rocca, che è un po' l'emblema in Italia del Cup, visto i risultati che ha avuto proprio all'interno. Ne ha giocate solamente tre lui di Ryder Cup. Sì, infatti, ci consentì all'Europa di vincere la Ryder Cup del 97, per cui secondo me Costantino Rocca potrebbe essere opportunamente coinvolto nell'organizzazione, opportunamente e visibilmente. Chiaro. Coinvolto nell'organizzazione della Ryder Cup. Speriamo che a Roma qualcuno ti stia ascoltando. Invece che cosa può fare questo golf secondo te? Che lo accennavo prima, ci sono troppe polemiche. Io dico, se il golf piace, smettiamo di criticare ogni due secondi, andiamo in campo e giochiamo magari di più e rilassiamoci maggiormente, anziché criticare in continuazione, a blaterare, che diventa fin troppo facile. Proviamo a ricostruire qualcosa veramente spingendo nella stessa direzione. Tu cosa faresti per far crescere, o perlomeno per fare uscire e sdoganare questa crisi che non tocca solo il golf ma un pochino tutto, e quindi di conseguenza anche il golf? Io sono fermamente convinto che il valore del mezzo televisivo per entrare nella mente delle persone, perché oramai la televisione è lo strumento più importante di comunicazione di massa. Va bene internet, i social network, la carta stampata, va bene tutto, ma la televisione è lo strumento fondamentale, per cui secondo me deve essere importata una campagna promozionale sulle TV generaliste, sia a livello regionale sia a livello nazionale, intendo TV regionali e TV nazionali, che parlano non solamente al ristretto pubblico dei golfisti, ma che fanno vedere al grande pubblico degli italiani
che cosa può diventare per loro il corso. Beh, ti ringrazio per l'assist, visto che noi andiamo in onda proprio su un pool di emittenti regionali generaliste, anzi, visto che tu sei toscano, ricordiamo che proprio nella tua regione siamo con 50 Canale, che è un'emittente fantastica e che ha degli indici di ascolto veramente alti, per cui siamo contenti di essere entrati a far parte un pochino del loro palinsesti dallo scorso mese di febbraio, quindi oltre a tutti gli altri canali che ci accompagnano, le altre emittenti in giro per l'Italia. Grazie Nicola Risalite, ti auguro di arrivare presto a quel numerino fantastico, tondo tondo, che è 5.000, ma soprattutto come vicepresidente vicario della Federgolf Toscana, ti auguro un in bocca al lupo per promuovere al meglio questa disciplina meravigliosa, che è vero fa venire ogni tanto mal di pancia quando si sbaglia qualche pallina, ma in fin dei conti ti consente di stare all'aria aperta e di godere veramente delle bellezze di questo sport. Grazie ancora. Grazie a voi per la vostra importantissima e bellissima attività. Grazie mille, buon golf. Allora, vedi che bello, ci sono, si spazia un pochino in giro per l'Italia. Torniamo un attimo su queste colline meravigliose di Chiuduno vicino a Bergamo. Ti avevo quasi interrotto perché c'era la pubblicità a Sar. Avete quest'anno un calendario gare fantastico, perché alla gente piace anche fare gare, credo. Certo, allora, quest'anno anche abbiamo avuto la fortuna di avere delle belle, veramente bei gari lì, belle gare durante tutto l'anno. C'è la nostra. Anche una di quelle sarà la vostra. Ma poi sono aperte le iscrizioni da questo weekend, perché la sarà la sua. Prossima siamo domenica, lo ricordiamo? 18. Domenica 18 marzo, ecco. C'è la prima tappa, l'esordio del circuito Golf Television in Tour 2018, ecco. Dopo il successo dell'anno scorso. Ecco, poi abbiamo anche altre veramente belle gare e ci siamo veramente battuti per avere dei circuiti che sono bellissimi. Uno ci porta a Tenerife e l'altro ci porta a Vilnius. Ah, però, quindi, sì. Quindi consentite anche, beh, un altro, il nostro, i vincitori verranno invece a fare una finale nazionale con dei premi fantastici. Quindi di gare belle ne abbiamo veramente. Poi c'è un signore che prepara le cene delle nostre finali, che è fantastico. Ecco, quindi, lo sto guardando, quello ce l'abbiamo, ce l'abbiamo, che è lo Stefano, quindi quest'anno veramente andiamo alla grande. Bene, ma parlavamo prima di giovani, so sì. Che tu, Michele, ci tieni tantissimo a, sì. E hai spinto delle promozioni particolari. Esatto, perché io vengo da un mondo che il golf non lo conoscevo molto, anche perché non l'ho mai praticato. Venendo da esterno si è sempre visto il golf come uno sport prettamente per magari una generazione di anziani e non vecchi, no, sennò si arrabbiano, una fascia di età comunque medio alta, e comunque veniva sempre visto anche come uno sport abbastanza di nicchia, perché comunque il materiale costava caro, frequentare i circoli costava caro. Quello che noi veramente vogliamo sdoganare è verso i giovani, ragazzi, adolescenti o anche relativamente dei bambini, che ci sia un approccio diverso verso uno sport che, come dici tu, viene vissuto in piena natura, all'aria aperta, e comunque non è vero che è uno sport così costoso. Magari un tempo, io non lo so, sicuramente adesso con pochi soldi si può sicuramente perlomeno provare, poi se uno gli piace può sicuramente proseguire. Noi abbiamo dei pacchetti dedicati proprio perché vorremmo arrivare a tante persone che questo sport hanno sempre visto come uno sport inarrivabile o comunque di un certo livello sociale, che comunque non era disponibile per tutti. Invece non è così, e me ne sono accorto personalmente frequentando appunto il nostro circo. Ecco, io vorrei ricordarlo proprio per gli amici che ci seguono da casa, a volte stanchiamo perché lo ripetiamo sempre, 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 però giocare a golf non costa assolutamente, non è caro. Perché? L'esempio lo diamo sempre, come i ristoranti, c'è il 3 stelle Michelin, c'è la trattoria dove mangi con 20 euro benissimo, ti alzi da tavola soddisfatto e gratificato dall'esperienza che hai fatto, così è il golf. Un esempio pratico, ad esempio legato proprio a voi, cioè giocare durante la settimana, fare 18 buche, quindi stare all'aria aperta, divertirsi e tutto, costa 25 euro. Cioè, voglio dire, non 23. No, 23, avevo già messo 2 euro in più subito, perché non posso neanche dire il caffè, perché costa ancora meno il caffè, cioè hanno i prezzi anche della ristorazione bassissimi. Mentre invece al sabato e alla domenica, nei giorni festivi, diciamo, di weekend, costa 30 euro.
se poi capita la gara con 50 euro fanno gara, green fee, tassa gara, tutto, si divertono. Ricordiamo che settimana prossima, e qui facciamo il lancio ufficiale, sono aperte le iscrizioni da questo istante, correte a iscrivervi perché domenica 18 marzo avremo l'apertura della nostra gara Golf in Tour 2018, proprio prima data a Rossera, poi andremo in Veneto, gireremo, saremo in Emilia, in Toscana, in Lombardia, Piemonte, Sardegna d'agosto, raggiungiamo tutta l'Italia con un pool di sponsor incredibili, ma soprattutto perché nelle nostre gare, e quindi sapete che la Rossera domenica prossima costerà solo 50 euro giocare col Green Fee, che cosa succede? Abbiamo la bellezza di 4 Nearest to the Pin. Premi meravigliosi, portachiavi in coccodrillo, borse termiche piene di ogni ben di Dio di prodotti alimentari, reti con 40 palline da golf, addirittura un Nearest to the Pin, che è un premio speciale per i non golfisti, vuol dire chi si avvicina di più alla bandiera in quella buca, su una buca piuttosto corta che un par 3, ci sarà le chiavi per un appartamento long weekend sul lago di Garda, Borgo degli Ulivi, di Domina, da giovedì a domenica, quando volete andare per due persone. Ecco, questi sono i premi, oltre ai premi di categoria, accedere alla finale, eccetera, eccetera. Insomma, c'è un po' di tutto per far venire gli appassionati di golf alla Rossera a giocare proprio settimana prossima. Ci fermiamo un attimo, io quando parto dopo non smetto più, mi dicono taci, basta. Ci fermiamo un attimo, ci vediamo tra poco. Golf Television, puntata numero 201. Restate con noi. Rieccoci nuovamente in studio e come di consueto, come ogni settimana, andiamo alla scoperta di uno dei circoli in giro per l'Italia. Approdiamo ancora in Toscana, un circolo meraviglioso con un panorama unico, mozzafiato, perché stiamo parlando di Punta Ala e quindi abbiamo con noi Lorenzo Damiani, che è il vicepresidente di questo meraviglioso circolo. Benvenuto a Golf Television. Buonasera a tutti e grazie mille per l'invito, che ho accettato con molto piacere. Allora, noi vediamo uno swing anche meraviglioso, quindi ottimo golfista, immagino. Assolutamente, diciamo, sicuramente nel passato ho fatto tanti anni di gare a livello agonistico, seguendo tutte appunto le varie gare nazionali e federali del circuito italiano, incluso anche qualche campionato internazionale. Poi con l'inizio dell'università, come succede spesso, si tende un po' a mollare, a però la passione è sempre rimasta la passione ed è culminata adesso con la gestione del circolo di Punta Ala, a cui teniamo molto in famiglia. Ecco, ma perché un appassionato di golf, un giocatore, deve almeno una volta nella vita venire a giocare a Punta Ala? A Punta Ala basta affacciarsi, a mio avviso, sulla terrazza della Clubhouse per rimanere innamorati del contesto che ci circonda e della località nella sua bellezza, e con lo sfondo sull'isola d'Elba e tutto il golfo di Follonica. Per il resto anche le altre buche regalano sempre un panorama e un disegno molto spettacolare, che riesce a coinvolgere sia il giocatore esperto che anche il dilettante alle prime armi, facendo divertire sempre tutti e con il massimo rispetto anche verso il campo e il resto della località, appunto. Ah, tra l'altro la bellezza del vostro campo è che, partendo dall'alto e domini, hai questo panorama, come diceva giustamente, l'isola d'Elba, tutto il mare che l'hai davanti sul primo driver di partenza, praticamente respiri il profumo del mare, ma poi si scende gradatamente, non ci sono sforzi particolari, ma si arriva quasi proprio in paese, giusto? Sì, il campo si estende su una superficie di circa 60 ettari, è un campo ondulato, però ha comunque il pregio di avere gli spostamenti molto comodi fra un tee di partenza e il green della buca precedente, e comunque appunto si arriva anche vicino al paese con le buche 15-14 che sono circondate da una bellissima pineta, mentre poi abbiamo la zona alta con le viste, diciamo, sul mare più affascinanti, che sono la buca 7, 1, 8, che sono molto d'impatto
famose per le svariate foto che si trovano sui social e sui siti web. E noi stiamo vedendo adesso invece proprio la Buca 1, il tee di partenza, e con questo drone di Golf Revolution, che ringraziamo anche per le immagini, ci accompagna proprio lungo il percorso di questa buca, che è veramente da levare il fiato dalla bellezza, ma non solo per il verde, proprio per tutto l'insieme. Ma diciamo, per i non golfisti, per stare magari un bel weekend, se arriviamo da fuori, a Punta Ala, vabbè, sappiamo che è famosissima per il mare, per tutte le bellezze che ci sono intorno, ma a parte anche non gastronomica, per chi gioca male a golf e quindi si deve rifare a tavola, com'è? Come ha detto giustamente lei, sicuramente Punta Ala è molto famosa per le spiagge, abbiamo un bellissimo mare, una bellissima sabbia, prendiamo da svariati anni le cinque vele, quindi un premio molto importante per quanto riguarda la qualità appunto dell'acqua, mentre a livello enogastronomico sicuramente la Maremma ha da dire la sua, con prodotti locali di prima qualità, sia a livello appunto gastronomico, soprattutto per quanto riguarda il pesce, ma anche nell'entroterra si possono trovare delle ottime carni. A livello enologico invece abbiamo delle eccellenze nella zona. Possiamo pensare alla cantina Le Mortelle di Ferrantinori, che peraltro è il nostro socio, fino a spaziare nell'arco di 50 km al top del vino in Italia e nel mondo, con Bolgheri e le sue etichette famosissime, che possiamo elencare in Sassicaia, Masseto e tanti altri, che sicuramente non mancano nelle carte dei vini dei ristoranti più famosi d'Europa. Caro Damiani, abbiamo già la culina in bocca noi. Allora, la bellezza ci aspettiamo presto. La bellezza del campo, unito a tutto questo ben di Dio che ci ha raccontato e che conosciamo, ai noi, per la nostra linea, ci induce chiaramente a voler raggiungere presto la Toscana per giocare a Punta Ala. Diamo la possibilità a un nostro ascoltatore di venire invece nel corso dell'anno e magari in compagnia, quindi mettere in palio due green fee. Cosa possiamo chiedergli per farlo vincere con questo nostro gioco settimanale? Con molto piacere. Possiamo fare una domanda riguardo al par di una buca, vediamo, possiamo chiedere qual è il par della buca 1. Perfetto, allora il grado di difficoltà. Abbiamo parlato spesso. Il grado di difficoltà della buca 1 che abbiamo visto ripreso prima. Se non lo sapete, tanto la domanda è facile, le facciamo apposta, andate sul sito internet di Golf Punta Ala e andate a vedervi lo scoreboard e così imparate altre sfumature di questo meraviglioso circolo che non abbiamo magari raccontato in questo collegamento telefonico, anche se le immagini erano eloquenti, e al tempo stesso avete la risposta pronta da darci e vincere i due green fee settimanali. Lorenzo Damiani, vicepresidente di Punta Ala, grazie ancora per essere stato con noi. Se abbiamo due secondi, sì. Mi faceva piacere anche sottolineare l'intervento che ne abbiamo iniziato in maniera importante l'anno scorso per quanto riguarda l'ammodernamento del master boss del percorso. Certo. Penso che siamo al momento forse l'unico campo in Italia che stiamo convertendo i green del percorso appunto 18 buche in Paspalum, varietà sia il 2000. Negli anni passati avevamo fatto sempre una conversione lenta mediante tappi, mentre l'anno scorso abbiamo iniziato appunto una rizzolatura completa che speriamo porti i suoi benefici nei prossimi anni, sia a livelli di consumi idrici che anche per quanto riguarda la resistenza alle patologie fungine, visto che è entrato l'anno scorso in vigore il nuovo piano, il PAN. Certo. Che appunto vincola molto sull'utilizzo di determinati prodotti, certo, esattamente, certo. Sia per la salute del giocatore che anche per la qualità del percorso. Beh, complimenti doppi allora per l'iniziativa. Confidiamo che questo possa rivelarsi una scelta vincente e che ne possano beneficiare i giocatori già da quest'estate. Complimenti ancora per l'iniziativa e questo invoglia ancora di più a venire presto a giocare a Punta Ala. Grazie mille Damiani. Grazie a tutti. Buon golf. Voi e buonasera. Grazie ancora. Vedi l'attenzione, il pollice verde. Voi siete impegnati in questo, no? Sì, noi siamo impegnati, come tu ben sai, abbiamo anche lì una persona che ho dimenticato di menzionare prima nell'intervento.
riferendoci alla nostra squadra, che è Michele Finazzi, che è greenkeeper storicamente presente sui nostri campi. Anche perché dicono ed è riscontri che abbiamo esattamente da persone che giocano, tutti che ci fanno complimenti, quindi i complimenti dobbiamo girarli praticamente in toto a Michele, sicuramente. Allora, tra l'altro, tra le gare che arriveranno c'è un'iniziativa, noi diamo spazio, se avete dei circuiti, delle gare, volete pubblicizzarle, volete parlarne, soprattutto con finalità benefiche, fatelo, ci scrivete in redazione info@fratellidigolf, ma trovate tutte le indicazioni anche sul nostro sito internet, ne parliamo volentieri. Qui c'è l'Accademia dello Sport per la Solidarietà, che ha raccolto in 13 anni la bellezza di 1.200.000 euro destinati a progetti finanziati tipo aria condizionata per il reparto di chirurgia di un ospedale, piuttosto che incubatrici per il reparto neonatale, insomma tante iniziative belle e concrete, che organizzano 5 gare di golf, l'ultima sarà proprio il 23 settembre alla Rossera, ma il tutto a esordio ai Colli di Bergamo il 18 marzo. Bene, ringraziamo e salutiamo gli amici dell'Accademia dello Sport per la Solidarietà, perché giocare a golf è bello, fare della solidarietà mentre si gioca è ancora più bello. E allora adesso andiamo a farci una lezione di golf, se siete d'accordo. Vi porto con quello che è stato il campione italiano del 2016, Andrea Rota. Andiamo a vedere come si fa un approccino. Lo so che tu giochi bene, ma guarda questo approccino, se vai troppo lungo, addirittura oltre il green, che cosa può portare? Ciao a tutti, oggi ci troviamo in campo e siamo finiti dietro le piante, non si sa come, ma siamo finiti qua dietro. Il colpo è un colpo in discesa, nel quale dovremo tenere la palla bassa perché comunque ci sono delle piante che potrebbero influenzare il volo della pallina, e quindi il colpo che andremo a vedere oggi è un colpo basso e schiacciato. In questo caso siamo più o meno una cinquantina di metri dall'asta, la palla in fairway e con un lie leggermente in discesa. Questo sicuramente avvantaggia il fatto di riuscire ad andare a colpire la palla tenendola bassa. Per far questo io andrò a utilizzare comunque un mio bastone abbastanza aperto, quindi un 58 gradi in questo caso, perché il green è in discesa e dovremo anche riuscire a far fermare la pallina. Quello che sarà importante una volta posizionata la faccia del bastone è quello di andare a mettere le mani molto davanti alla faccia del bastone. Non sarà un movimento pieno, sarà un movimento ridotto, nel quale io cercherò di assecondare comunque la mia pendenza del terreno. Questo è il colpo che dovremmo cercare di fare. Sì, caro Stefano Finazzi, ha messo lui davvero lì la pallina. Quando abbiamo visto il video ho detto basta, spegnete le telecamere, andiamo a casa. Complimenti. Cioè, ha un tocco di palla incredibile, Andrea. No, ma poi l'ha spiegato, i pesi. Noi ci divertiamo a proporre queste lezioni ogni tanto di golf, anche perché gli appassionati almeno possono seguirle. Ma so che da voi settimana scorsa c'è stato un po' brutto tempo, come in tutto il nord Italia, perché tutti i campi erano completamente chiusi. Un nostro amico di Golf Television, che è Luca Mann, l'avevamo presentato settimana scorsa, ci ha mandato una clip che si trova su YouTube comunque, ma lui è stato bravo ad andarla a ricercare. Ma guardate cosa non bisogna fare anche da casa se volete iniziare a giocare a golf quando siete in condizioni invernali con il ghiaccio. Andate un po' a vedere. Ragazzi, roba incredibile, perché no, lì le palline io dico giocala, lasciala dove era. O col pat. O quelli che vanno a recuperare le palline quando c'è il lago ghiacciato e poi dopo rischiano per una pallina, vabbè, cose che succedono, questo lo trovate su YouTube, ci sono delle chicche ogni tanto e le riproponiamo. Grazie a Luca Man che ce l'ha segnalata, ci fermiamo un secondo e poi ritorniamo nuovamente con Golf Television.
Rieccoci nuovamente in studio, abbiamo visto, siamo andati a Punta Ala, circolo meraviglioso, un po' come la Rossera, questi panoramici, panorami fantastici, ma il gioco di settimana scorsa invece riguardava il Barella, perché avevamo presentato questo circolo meraviglioso su quest'isola dove addirittura giochi accompagnato veramente da tantissimi daini, cioè delle immagini abbiamo visto veramente da urlo. E la domanda per i nostri amici che ci seguono da casa era: in che anno si giocò l'Open d'Italia al Golf Club al Barella? E allora noi abbiamo in linea proprio il vincitore, che è Davide Mazzavillani, è stato sorteggiato tra i tanti che hanno risposto in modo positivo. Benvenuto a Golf Television, Davide. Grazie, grazie, eccomi. Allora, vuoi ricordarlo tu l'anno? Allora, l'anno era il 1986. Esatto, 1986 lo vinse Ferti, se non sbaglio, e nordirlandese, e fu il suo primo successo nella carriera, anche se era già da qualche anno che giocava. Penso che lui adesso è diventato commentatore televisivo da CBS, e al tempo stesso vinse quell'Open nello spareggio contro un altro nordirlandese, quindi fu un Open abbastanza sofferto. Invece Davide, allora, innanzitutto, perché giochi a golf? Chi te lo fa fare? Ma io devo, per il gioco del golf devo ringraziare un amico che si è trasferito in America, e un anno sono andato a trovarlo in Colorado e mi ha fatto provare a giocare, di lì mi sono innamorato, sono tornato in Italia e grazie a uno dei corsi della federazione, di quelli sponsorizzati dalla federazione, ho cominciato a giocare vicino a Bologna al Golf Le Fonti, circolo bellissimo a cui rimarrò sempre conosciamo legato, conosciamo dove benissimo torno, e dove torno appena posso. Ivano Sarantoni, il presidente, che salutiamo. Esatto, carissimo Ivano. E di lì ho cominciato a giocare, mi sono innamorato del golf e appena posso gioco, anche se adesso col lavoro mi porto sempre in giro per il mondo, per cui sono sempre in giro, riesco a giocare poco tra lavoro e famiglia, però quando posso sono sul green. La passione c'è, diciamo, tra l'altro tu hai base in Lombardia, a Milano vivi se non sbaglio. Sì, esatto, esatto, vivo a Milano. Quindi hai la possibilità comunque di avere vicino a te tantissimi campi da golf, ricordi che c'è anche la Rossera, abbiamo qui ospite proprio lo staff oggi del Golf Rossera, che è riaperto ufficialmente e che sarà la prima gara del nostro circuito 2018, quindi domenica prossima giocheremo direttamente lì, il 18 di marzo. E Davide, tu sai, hai vinto due green fee per andare a giocare ad Albarella, quindi ti puoi programmare con chi vuoi tu una bella gita dove si sta veramente bene, dove magari scopri un campo che non hai mai giocato. Sì, ne ho sentito parlare molto da amici che il campo è molto bello e molto ben giocabile, non vedo l'ora di andarci, ci andrò sicuramente con il mio socio di gioco normale, giochiamo quasi sempre insieme, per cui sicuramente andremo insieme a giocare, sarà poi per me un po' come tornare verso casa, perché sei di vicino tu, sono romagnolo di origine, per cui tornerò a far visita ai luoghi di casa. Bene, se vuoi tornarci ricordati che noi poi a giugno saremo anche comunque a Cervi a giocare, a Riviera, che comunque è abbastanza vicino come zona, se vuoi tornare per un weekend, essere vicino a casa alle origini. Davide Mazzavillani, grazie per essere stato con noi, soprattutto grazie per aver giocato e buon golf ad Albarella allora a questo punto, va bene? Grazie a voi e buon golf a tutti. Grazie mille, ciao. Vedi, ciao. Il nostro slogan, buon golf a tutti, è vero, è vero. Siamo quasi in conclusione, che cosa ci siamo dimenticati di raccontare del golf Rossera, delle tante iniziative che avete? C'è qualcosa magari da ricordare agli amici che ci seguono? Sì, abbiamo menzionato prima il programma relativo ai bambini e ai ragazzi. Abbiamo creato dei pacchetti specifici invece per avvicinare quelle persone adulte che hanno sempre visto il golf come un'opportunità, ma per gli stessi discorsi prima non ci sono mai avvicinati. Quindi dei pacchetti veramente con pochi euro si può fare la lezione di prova con il professionista Marco Archetti. Da lì abbiamo strutturato un piccolo pacchetto che prevede delle piccole lezioni formative,
e a seguire, se poi uno è veramente interessato e gli piace la cosa, dopo da lì si può strutturare un percorso formativo adeguato. Anche perché, ricordiamolo, giocare a golf costa meno che andare a sciare o andare in palestra ormai, con le possibilità che ci sono. È il paragone che facciamo noi, paragonandolo a una qualsiasi palestra di fitness dei tempi odierni, l'abbonamento annuale al golf e alla palestra è pressoché identico. Beh, dopo questa dichiarazione, Sar, la domanda per te nasce spontanea, ma adesso sono affari tuoi. Quando cominciamo a farlo giocare questo signore? Ecco, devi iniziare già a giocare. No, perché il buon esempio lo devi dare, o sbaglio? Devi iniziare a giocare. Senti, invece Stefano, noi partiamo allora domenica con la nostra gara. La tua doveva un pochino aprire tutto quello che era la stagione rimandata. So che hai organizzato una gara per presentare anche ufficialmente la ristorazione della Rossera. Vorrei dire che lo farei anche domenica prossima con i presenti, arriverà, mi auguro, tantissima gente a giocare. Ma c'è un qualcosa di particolare che possono trovare domenica prossima i nostri amici di caldo quando vengono a giocare? Un piatto che consigli nel menù, che cos'è? Sicuramente, qualcosa di caldo sicuramente. Possiamo organizzare polenta e coniglio, visto che potrebbe essere la nostra piatto forte. Quindi ricordatevi, domenica prossima noi inauguriamo il nostro circuito al Golf Rossera, poi, ripeto, gireremo l'Italia, veniamo in Toscana, in Piemonte, veniamo da ovunque, anzi saremo in Veneto la settimana dopo, ma se volete venire a inaugurare la stagione di Golf Television in Tour insieme a me, Marco Lanza, che saremo presenti con tutto il nostro staff, con Daniela Lutteri, eccetera, eccetera, saremo lì presenti e vi ospiteremo, e poi lì ci sarà anche da mangiare un ottimo polenta e coniglio. Quindi con 50 euro giocate, con poco più mangiate benissimo. Mi raccomando, adesso un bel programma anche per quelli che non giocano a golf, bisogna cominciare davvero a fargli venire la voglia di giocare, siete d'accordo? Assolutamente. Sì. Bene, noi ringraziamo allora Michele Milesi per essere stato grazie con noi e per aver grazie avuto il coraggio di riprovarci con tutte le energie possibili nel mondo del golf. Grazie. Perché questi sono gli esempi belli. Sar Mbaché, perché il ruolo di direttore è un ruolo importante, di accoglienza, grazie. So che voi non avete le sbarre chiuse, ma allargate le braccia a tutti quelli che si presentano a voi, anche solo per mangiare, dico esatto, bene? Sì, perché a mezzogiorno uno che non gioca a golf può andare alla Rossera, salire, è un ristorante come gli altri, mangia e vede un panorama fantastico, poi magari dice, ma fammi provare che cos'è il golf, che è la condizione più bella. Grazie a voi che ci avete seguito, la puntata è per settimana prossima, restate con noi, buon golf a tutti, e ci sarà chiaramente Marco Lanza di Ritorno de Charme, con magari già qualche anticipazione di quella che è la finale internazionale Domina, dove c'erano anche dei finalisti mandati da Golf Television. Buon golf a tutti.